Benvenuti a questo nuovo appuntamento con i video didattici della FISO Impara l'Orienteering. Io sono Daniele Guardini e vi farò esplorare in questa lezione le attività online e virtuali dell'Orienteering, sia per la disciplina della corsa orientamento che del trail orientamento. Ecco una panoramica di quello che vedremo insieme: i videogiochi tridimensionali sulla corsa orientamento, lo storico Catch in Features e il più moderno Virtualò, i simulatori per il trail orientamento realizzati con dei formulari online oppure con la piattaforma Tempo Simulator e infine altre attività online di orienteering che possono essere proposte utilizzando mappe vere e proprie unite all'utilizzo della piattaforma Street View. Cominciamo con Catch in Features, un gioco realizzato intorno al 2005 che comunque appassiona ancora tanti orientisti di tutto il mondo. Dal menu principale posso scegliere ad esempio la campagna singolo giocatore. Ho diverse competizioni tra cui scegliere, scelgo la prima, la più semplice, di cui vedo anche l'anteprima della mappa che dovrò utilizzare. Per questa competizione esistono quattro differenti tracciati, in ordine crescente di difficoltà. Ad esempio scelgo il primo, so che avrà 4 punti di controllo e 600 metri. Ecco che mi trovo catapultato in questa realtà virtuale, con una grafica abbastanza datata ma comunque efficace. Quando il cronometro segnerà il via, il mio tempo di gara comincerà a scorrere. Per capire dove devo andare, ovviamente, devo poter consultare la mappa. Premo un tasto e mi ritrovo nel menu con la mappa di gara, in cui il triangolo di partenza indicherà il punto in cui mi trovo adesso, visto che sono al punto di partenza, e i cerchietti numerati sono le lanterne da trovare. Ad esempio, per arrivare al primo punto di controllo, vedo che lungo il sentiero su cui già mi trovo, mi basterà percorrerlo fino al primo bivio, così da trovare la prima lanterna, che anche questa sarà renderizzata in questa realtà tridimensionale. Punzo nel primo punto di controllo, a questo punto utilizzo dei tasti per riallineare la mappa in direzione del secondo punto di controllo, volendo posso anche orientarla grazie alla bussola, anche questa sarà una scelta di percorso semplice perché ho visto che il secondo punto di controllo è sul bordo del lago, mi basterà percorrere il sentiero che ci gira intorno, vedo che altri concorrenti hanno già funzionato questa stessa lanterna e quindi sono pronto per andare al terzo punto. Anche qui la scelta di percorso sarà abbastanza semplice, dovrò tornare al bivio di sentiero precedente, stavolta prendere a destra e quindi percorrere questo sentiero fin tanto che sulla sinistra non mi troverò un enorme masso che sulla mappa era un pallino nero. Vicino a questo masso dovrò trovare il mio terzo punto di controllo e la lanterna corrispondente. Eccola qui. Funzionato il terzo punto di controllo, mi avvio verso il quarto punto. Scelta di percorso ancora molto semplice, posso proseguire lungo il sentiero su cui già mi trovavo, stavolta sulla mia destra troverò una piccola depressione, una U marrone sulla mappa, in cui trovo anche il quarto punto di controllo. Per andare all'arrivo, invece che girare lungo il sentiero, potrei ad esempio tentare un cosiddetto azimut, ovvero prendere la direzione allineando la mappa con la bussola. E quindi, se ho fatto bene l'azimut, andando dritto per dritto, dovrei riuscire a trovare l'ultimo punto di controllo, o meglio l'arrivo, che anche qui è rappresentato come una lanterna. Ho completato il percorso in 7 minuti e 24 secondi. La classifica mi dirà come mi sono comportato rispetto ad altri concorrenti, che in questo caso sono concorrenti virtuali, ma posso anche analizzare la mia gara, come nelle gare vere e proprie. Avrò i tempi impiegati per ciascun punto di controllo, ma poi posso giocare con la realtà virtuale mostrandomi magari il modello renderizzato del terreno, quindi sovrapponendo la mappa alla forma che il terreno assume. Queste linee colorate sono proprio le scelte di percorso che ho fatto per arrivare da un punto di controllo all'altro e infine all'arrivo. Vediamo ora Virtualò, un videogioco molto più recente che può essere scaricato dalla piattaforma di distribuzione Steam. In Virtualò, se voglio trovare una mappa su cui correre, posso sceglierne tra quattro diverse, ognuna di un paese diverso. Ad esempio, scelgo la Spagna perché so che qui si trova una delle mappe più semplici in assoluto che posso utilizzare proprio per questo tutorial. Ho scelto uno dei tracciati per esordienti ed ecco che mi ritrovo nella realtà virtuale di Virtualò, che come vedete è decisamente più recente e moderna. Il cronometro ha scandito il via e come vedete in basso a destra il tempo gara comincia a correre. Una rapida occhiata alla mappa mi ha fatto capire che il primo punto da trovare si trovava proprio di fronte a me.
Continuo verso il secondo punto e, se ascoltate bene, sono molto verosimili anche i rumori ambientali, anche il rumore dei miei passi sull'erba, oppure quando passo attraverso la vegetazione. Ho dei controlli che mi permettono di orientare la mappa rispetto alla bussola e quindi prendere una direzione più o meno precisa, il cosiddetto azimuth, che ho fatto tra il secondo e il terzo punto di controllo. Arrivato qui sull'angolo della piscina, capisco che per arrivare al quarto punto mi basta girare lungo la piscina e arrivare all'angolo recinzione dove si trova il quarto punto di controllo, che ho già visto, e vado a punzonare. Anche il rumore della punzonatura è molto verosimile. Per il quinto punto e l'arrivo, memorizzo che entrambi i punti si trovano in corrispondenza di alberi isolati. Ed esattamente come in Catching Features, il punto d'arrivo è rappresentato sempre da una semplice lanterna. Al termine della gara posso analizzare come mi sono comportato, ovvero rivedere la traccia del mio percorso. Non solo, posso confrontarmi anche con tutti gli altri utenti che hanno corso esattamente lo stesso tracciato. Così come in una vera gara di orienteering esistono le tracce GPS, anche qui posso rivedere e studiare l'andamento della gara. Vediamo ora una mappa decisamente più complessa e andiamo quindi in Repubblica Ceca. Già dall'anteprima avete visto che esistono dei particolari molto diversi rispetto alla mappa spagnola e vedrete che verrà caricato il gioco e ci troveremo in fondo a una valle. Guardandoci intorno capiamo che ci troviamo in un vero e proprio bosco con tanti elementi del terreno e le rocce, che sulla mappa sono tutti quei pallini neri che rendono molto complicata la lettura. Anche le forme del terreno sono molto diffuse, infatti vedete che le curve di livello, ovvero le linee marroni, sono molto vicine una all'altra. Ad esempio, cerco di tagliare qualche curva di livello correndo in salita. Ovviamente il gioco mi rallenta quando corro in salita, mentre in discesa accelero molto di più. Il tutto è decisamente verosimile. Con Catching Features non potevo fare delle cose avanzate, ma adesso vedrete che in Virtualo posso giocare addirittura con le condizioni ambientali. Potrei correre una notturna oppure correre al tramonto. Se la visibilità è bassa, posso accendere la lampada frontale o addirittura posso giocare con le condizioni ambientali, come ad esempio la nebbia. Il tutto per rendere le condizioni di gioco più difficili. Considerate che questo gioco lo utilizzano anche degli orientisti esperti come allenamento. E quindi attiviamo la modalità Elite. Vedete che la velocità del gioco è decisamente aumentata e quindi il tempo per ragionare, per fare le scelte di percorso e per leggere la mappa è notevolmente diminuito. Eccomi al primo punto di controllo. È a questa velocità che giocano gli Elite. Cambiamo ora disciplina e vediamo quali sono le soluzioni virtuali per il trail orienteering. Per chi non conoscesse questa disciplina, consiglio di andare prima a vedere il video di Impara l'orienteering dedicato proprio al trail orientamento. Possiamo disputare delle prove virtuali di Trailo con dei formulari online. Per ogni quesito, che consiste nel rispondere A, B o C, a seconda della lanterna che ritengo essere quella corretta, il formulario mi propone una fotografia con le tre lanterne da sinistra a destra ABC e devo capire qual è quella che corrisponde al centro del cerchietto. In questo caso, ad esempio, è quella centrale, la B, sull'angolo della pavimentazione. Su questa seconda domanda, vedo sempre le tre lanterne da sinistra a destra, riconosco questa piazza rettangolare nella realtà e nella mappa e capisco che in questo caso la risposta corretta è la C. Molti di questi formulari prevedono anche di visualizzare il punteggio e quindi correggere eventualmente gli errori che si sono commessi. In questo caso abbiamo dato due risposte corrette sui due quesiti disponibili. Rimaniamo sul Trailo, ma vediamo adesso la piattaforma Tempo Simulator e l'insieme delle competizioni che vanno sotto il nome di Torus. È un sito web in cui la registrazione in realtà è facoltativa, in quanto si può prendere parte a queste piazzole virtuali di Trailo anche senza registrazione. Dal 2020 oltre 2000 concorrenti virtuali hanno preso parte a queste competizioni. Ad esempio, prendiamone una dell'autunno 2020, livello base. Tra le varie location che facevano parte di questo circuito, scegliamo quella più esotica, ad esempio la Colombia.
Carichiamo questa gara, che era costituita da 6 postazioni a tempo, faremo insieme la prima. Nell'interfaccia di questo programma, la parte alta rappresenterà la foto con le 6 lanterne, la parte bassa invece la mappa con l'indicazione del punto di controllo. Attendo il caricamento e quindi vedrò che nella foto sono state apposte in maniera virtuale 6 lanterne che devo chiamare da sinistra verso destra, da A a F. Il primo punto di controllo è centrato su un monumento. Nella mappa vedo che i monumenti sono 3, li vedo anche nella realtà. Tra i 3 prendo quello più a sinistra che corrisponde alla terza lanterna da sinistra, ovvero la C. Adesso si vuole l'angolo del prato. È la penultima lanterna da sinistra, cioè la E. Adesso è l'angolo di un porticato che identifico nella foto. È la seconda lanterna da sinistra, ovvero la B. L'angolo dell'edificio corrisponde invece alla prima lanterna da sinistra e quindi la risposta è A. Ultimo punto di controllo sul monumento, quello più vicino a me, che corrisponde alla lanterna più a destra, ovvero la F. Salto le altre piazzole, che se volete potete fare in autonomia, e quindi controllo le mie risposte. Le risposte sono tutte corrette, ho impiegato complessivamente 46 secondi e 0 secondi di penalità. Ci sarebbero stati 30 secondi per ogni errore. Posso poi andare a rivedere ogni quesito, con la foto, la mappa, ma anche la posizione reale delle lanterne sul terreno. Andiamo a prendere un'altra gara. In questo caso, vediamo che le gare virtuali di Trailo possono essere disputate anche su un terreno virtuale, ad esempio nel mondo di Minecraft. A febbraio 2021 si è tenuta questa particolare gara di Tenpo, in cui non soltanto il mondo era a cubetti, esattamente come in Minecraft, ma anche la mappa era renderizzata tutta a cubetti. Facciamo insieme la prima piazzola. Le lanterne sono sempre 6, indicate da delle freccette per aiutare l'identificazione, e nella mappa la simbologia da orienteering è sempre utilizzata, ad esempio qui cerchiamo un edificio e l'angolo. L'angolo corretto è quello della lanterna D. Adesso stiamo cercando un porticato, sempre un angolo. Riconosco che è quello che corrisponde alla lanterna A. Adesso cerchiamo una piccola sporgenza del terreno, un naso in termini tecnici, ma capiamo che in realtà su quel naso non c'è una lanterna. Rispondo comunque F, la lanterna più vicina. Qui la risposta corretta è la B, una piccola collinetta, e poi un avvallamento molto vicino a un edificio grande che riconosco essere la E. Andiamo a vedere se quella F a cui ho risposto era corretta. Salto le altre lanterne e le altre postazioni della gara e effettivamente il sistema mi dice che la terza risposta era sbagliata, era una Z. Posso quindi vedere dalla mappa dove la lanterna era posata e anche ovviamente nel riquadro fotografia e dove invece sarebbe dovuta essere, ovvero se la risposta fosse stata effettivamente F. Ho quindi preso 30 secondi di penalità, che si somma al tempo di gara. Posso andare a vedere poi i risultati che in questa gara c'erano stati. Se guardate bene, oltre 800 concorrenti avevano preso parte a questa gara nella giornata in cui era stata pubblicata. Posso anche guardare il dettaglio delle risposte e quanto tempo è stato impiegato sia per le varie postazioni da 5 quesiti, ma anche, se voglio vedere, il tempo di reazione su ogni singolo quesito, e quindi analizzare come si sono comportati i vari concorrenti in questa gara virtuale. Eccoci all'ultimo argomento di questo modulo di Impara l'orienteering. Vedremo come utilizzare ancora i moduli online e lo strumento Street View di Google per partecipare a dei veri e propri eventi virtuali. Come riferimento prendiamo l'evento che si è disputato in pieno lockdown a maggio 2020 a Milano. I moduli online vengono utilizzati per raccogliere ovviamente i dati di partecipanti, nome, cognome e nazionalità, e quindi anche le risposte che vengono date sui vari quesiti. Per rispondere a questi quesiti è necessario scaricare la mappa e posizionarsi al punto di partenza con i link forniti nel modulo stesso e poi quindi rispondere in sequenza ai quesiti identificati da un numero che corrisponde ai punti di controllo numerati riportati sulla mappa. Ad esempio, il numero 32 è il nostro primo quesito.
ci si dice che il punto di partenza sarà di fronte al Duomo, in effetti il link di Street View ci posiziona proprio davanti alla caratteristica cattedrale. Per raggiungere il punto 32 dovremo percorrere un piccolo tratto verso sud e poi fare attenzione ai due incroci successivi. Quindi utilizziamo gli strumenti di Street View, la bussola innanzitutto, ma anche gli strumenti per percorrere, per muoverci sul territorio. E quindi avanziamo fotogramma per fotogramma, prendendo la traversa a sud dalla piazza del Duomo. Al primo incrocio, quindi, ci ritroveremo in corrispondenza di questo punto nella mappa. Giriamo verso destra e quindi continuiamo. Arriviamo al bivio e quindi abbiamo raggiunto grosso modo questo punto nella mappa, questa via che percorriamo fino alla fine per raggiungere il punto di controllo numero 32, che corrisponde alla facciata di questo edificio. Leggo Banca Reale e in effetti il quesito mi chiedeva che cos'è reale. Chiaramente è una banca. A questo punto vado avanti, punto numero 33. Posso anche andare in ordine sparso, ma vediamo che tramite Street View posso fare una cosa che ovviamente nelle gare vere di Orienteering non posso fare. Dovrei navigare dal punto 32 al punto 33, spostandomi pian piano sul territorio con Street View. Posso anche di fatto teletrasportarmi, quindi faccio riferimento ai giardini che vedo anche nella mappa e quindi due isolati più su c'è l'edificio che costituisce di fatto il quesito numero 33. Più che l'edificio è il porticato che gli sta di fronte, ecco il porticato, e sulla mappa questo è rappresentato come una strisciolina grigio chiaro. Cerchiamo di capire cosa chiedeva il quesito numero 33. Ci chiede praticamente da quanti quadrati è formata la sezione del pavimento. Qui vediamo che ci sono file di 4x10 quadrati di queste piastrelle, quindi la risposta è chiaramente il numero 40. Possiamo andare avanti a rispondere ai vari quesiti e avanzare nelle diverse sezioni di questa gara virtuale. Quindi scarichiamo per ogni sezione le nuove mappe, il nuovo punto di partenza. A volte abbiamo delle mappe, ad esempio, di spazi chiusi, con la simbologia da orienteering, anche con Street View, in alcuni posti possiamo effettivamente navigare ancora con le stesse funzioni, ad esempio nel Museo della Scienza Tecnica di Milano. Per concludere, ecco un elenco di link utili per provare Catching Features VirtualO, nonché per la piattaforma Tempo Simulator, in particolare per la disciplina del TrailO, e poi anche un elenco di link ulteriori per quello che riguarda gli eventi che si sviluppano con i moduli online, sia di TrailO che di questa modalità di orienteering virtuale particolare che abbiamo visto con Street View. Siamo arrivati alla fine di questo modulo Impara l'orienteering, spero di aver suscitato il vostro interesse in queste modalità alternative di fruire di questa disciplina, modalità che di fatto vengono utilizzate comunque dagli orientisti, anche quelli più esperti, per mantenersi allenati nei periodi in cui non è possibile fare attività fisicamente. Alla prossima lezione!